Siamo Urbino, il convegno Sostenibilità in Mensa in cui parliamo di biologico, ma non solo, filiera corta e sostenibilità in generale nelle mense pubbliche, quindi come anche le mense possono aiutare in un cammino di sostenibilità. Siamo con Maria Pia Angelotti che è dietista e quindi le chiediamo perché dal punto di vista di una dietista fare questo tipo di scelte. Allora, noi dietisti abbiamo l'obbligo morale etico di rafforzare scelte etiche sostenibili che vanno a soddisfare quelli che sono i bisogni di salute, di nutrimento, ma con una ricaduta in quello che è il mondo che ci circonda, quindi l'ambiente. Non possiamo più prescindere da queste cose. E anche perché poi se noi ci facciamo, cioè se facciamo caso e poniamo un pochino più di attenzione alla parola sostenibilità, vediamo che praticamente si sovrappone in maniera totale a quella che è la dieta mediterranea, che è considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità un patrimonio dell'umanità. Quindi non possiamo non prescindere da questo impegno di trasmettere buone regole alimentari che vadano però a coincidere con la salvaguardia del nostro paese, che è fondamentale, del nostro paese, scusa, del nostro mondo. Quindi si tratta in realtà non solo di introdurre prodotti biologici, ma anche proprio di rivedere i menù e quindi la completamente i menù e quindi di adattarli alle nuove esigenze. Cioè ormai ci siamo allargati un po' troppo con i consumi degli alimenti carnei, ci siamo allargati un po' troppo con i consumi delle proteine animali e dobbiamo un attimino rivedere il nostro modo di mangiare, il nostro modo di alimentarci e far trovare il giusto posto a tutti i componenti della nostra alimentazione. Noi abbiamo bisogno quotidianamente di 40 nutrienti al giorno e non di 40 tipi di alimenti, 40 nutrienti che possiamo assumere solo da una dieta varia che comprenda alimenti appartenenti ad ogni categoria merceologica, quindi e in particolar modo noi abbiamo bisogno di un grandissimo patrimonio di minerali, vitamine, antiossidanti di cui possiamo giovarci solo ed esclusivamente consumando frutta, verdura, cioè alimenti freschi. Quindi dovremmo tornare un pochino indietro e rivedere anche un po' il nostro comportamento alimentare, cioè dobbiamo diventare dei consumatori critici, dei consumatori sostenibili e dei consumatori che si appropriano finalmente della propria salute, che non è altro poi che un patrimonio, anche questo per la nostra società. Ok, speriamo che la cosa si diffonda, ringraziamo la dottoressa, a presto.